Ciao belli e bentornati su Lootpad, l'umarell dei parchi a tema. Io sono Umarell Mike e in questo video leggerò per voi il capitolo 27 di Alla ricerca della magia, una storia di Gardaland. Questo capitolo è intitolato Quattro facce. Morgana, Aida, Bambù, Vijay e Pagui uscirono dal tempio e tornarono alla tenda. Come li vide? Claudio chiese se stessero bene e se avessero recuperato il potere del fuoco. Morgana rispose che avrebbe dovuto provare a fare un incantesimo e Aida le suggerì di farlo fuori e lontano da tutti, dal momento che aveva assistito alla forza distruttiva di quel potere. Così la strega andò in un punto dell'oasi abbastanza distante e fece la magia che più le mancava. Volle creare un cespuglio di rose. Si concentrò, pronunciò una formula magica e sentì un calore, un'energia attraversare le sue mani. E davanti a lei crebbe un coloratissimo roseto. Mormorò soddisfatta: "La strega è tornata." E continuò a far nascere piante mentre si incamminava nuovamente verso la sua tenda. Intanto, quasi 60.000 abitanti del regno di Lomur avevano già accettato di servire Lord Sibarius per terrore di possibili conseguenze in caso contrario. Il vecchio re di quelle terre, padre di Aurora, era scomparso, ma lo stregone aveva messo una taglia sulla sua testa. Il suo castello era stato raso al suolo. E al suo posto sarebbe sorto il nuovo palazzo del re indiscusso. Ma Sibarius non era soddisfatto e non si dava pace. Voleva il re di Lomur più di ogni altra cosa, ed il fatto che gli fosse sfuggito lo faceva imbestialire. La paura che incuteva gli procurava alleati, ma spesso poco efficienti, come quei balordi che non erano riusciti a catturare i suoi nemici a Porto Tudor. Quasi ri rimpiangeva la cieca fedeltà e la forza di Capitan Meccano e l'intelligenza, seppur oscurata da emozioni ed impulsività, di Eliezer. Mentre rimuginava su questi problemi, nel suo antro, vide lo scettro dei cinque elementi brillare spontaneamente per un attimo, di una luce rossa. Non aveva mai fatto così prima d'ora. Sibarius non capiva, ma avendo già altre questioni per la testa e non sapendo su cosa indagare, decise di lasciar perdere. I sette amici decisero di cominciare a cercare l'oggetto che dava il potere dell'acqua, la roccia di Aucca. Bambù spiegò che, secondo le leggende, quella roccia si trovava custodita in un santuario nella capitale del regno di Atlantide. TJ era scettico. Lo sanno tutti che Atlantide è una stupidaggine per vendere gite in barca. Non esiste, è solo una leggenda. Bambù gli fece notare. Anche la storia della Stella dei Desideri è una leggenda. Eppure la pietra di Okhouf esiste. Non penso che possiamo escludere le leggende. Allora, come ci arriviamo ad Atlantide? Chiese la tigre ancora poco convinta. Claudio propose: Potremmo cercare Morgana con la potrebbe cercarla Morgana con la magia. Pagui l'interruppe: Non serve, ho una vaga idea di dove sia. TJ, Aurora e Bambù, che conoscevano il gabbiano da più tempo e lo ricordavano particolarmente imbranato e pasticcione, erano stupiti e scettici. Resosi conto dei dubbi degli amici, Pagui spiegò: Dovreste ricordare che nonostante sia sempre stato maldestro, io ero un marinaio. Ricordo che una volta stavo andando a pestare con la mia barca. Chiese Aurora: Intendi pescare con la mia barca? Sì, pescare con la barca. Dicevo, stavo pescando quando ad un certo punto la barca è stata presa da un mulinello che mi ha portato in un mondo sommerso.
Ricordo che era vicino ad uno scoglio a forma di quattro rocce. Gli altri si sentivano un po' confusi. Claudio chiese: E come facciamo a riconoscere uno scoglio a forma di quattro rocce? Pagui si scusò. Scusate, intendevo quattro facce, quattro grosse maschere. Aida voleva capire meglio. E quindi dove dobbiamo andare? Sulla costa di Tanabu. Tornare a Tanabu, la regione dove si trova Toy Town, significava per Aida e Claudio tornare relativamente vicino a casa. Sarebbe stato bello poter rassicurare le loro famiglie che non sapevano praticamente nulla di loro da giorni, ma non c'era tempo. E la costa distava più di un'ora dalla città. Il gruppo, a bordo della globosfera, si teletrasportò al laboratorio di bambù. In quel momento sua moglie Izumi stava spolverando qualche macchinario, mentre il piccolo Loto curiosava tra gli attrezzi del padre. L'inventore gridò senza scendere dal mezzo. Tesoro, quante volte ti ho detto di non toccare niente qui? E Loto, quante volte ti ho detto di non giocare con le cose di papà? La moglie fece spallucce e richiamò il figlio con poca convinzione. Mentre la globosfera ripartiva, Aurora rimproverò Bambù. Non mi avevi detto di avere un figlio? Quello rispose. È perché non ci siamo mai visti negli ultimi anni. Si chiama Loto, è molto sveglio. La maga sospirò. Io e Prezzemolo non ci abbiamo mai pensato ad avere un bambino. E ora, ormai. Non finì la frase e si rabbuiò in volto. Nessuno parlò per il resto del viaggio. Arrivarono al porto, dove Pagui era solito salpare quando tempo addietro aiutava o sostituiva suo zio, un capitano e pescatore. Il gabbiano propose di prendere in prestito una barca, ma Bambù gli ricordò che la globosfera poteva adattarsi per la navigazione. Seguirono le indicazioni dell'ex marinaio. Andarono al largo, verso est, fino a trovare un'isoletta con un castello in rovina vicino alla spiaggia. Pagui riconobbe quel luogo e disse al panda di circumnavigare l'isola. Sulla costa opposta, la sabbia lasciava posto ad un'alta scogliera. Tutti videro le quattro maschere di cui aveva parlato l'amico. Si avvicinarono con cautela e ben presto vennero risucchiati da un fortissimo mulinello che li trascinò sott'acqua. La corrente adagiò la globosfera sul fondale. Davanti al gruppo si ergeva una scogliera sottomarina, interrotta solo da un arco formato dalle code intrecciate di due grandi serpenti marini scolpiti in una pietra verde. Era la porta del regno di Atlantide. In questo regno convivevano in armonia sirene e tritoni, con busto umano e coda di pesce al posto delle gambe, ed Oannes, con corpo umanoide ma testa di pesce e piedi palmati. Entrambe le popolazioni avevano un'ulteriore particolarità. Un sirenide o un Oannes si sarebbe trasformato in un essere completamente umano nel momento in cui avesse toccato della terra asciutta. Sarebbe ritornato pisciforme quando fosse tornato a contatto con dell'acqua. A guardia della porta vi erano due Oannes armati di spada. Appena videro gli stranieri sulla globosfera, li fecero fermare e li condussero in una caverna scavata nella scogliera. Quando furono entrati, una porta ermetica si chiuse alle loro spalle ed un sistema di pompe fece uscire tutta l'acqua dalla grotta. Le guardie, ora in forma umana, fecero cenno di scendere per capire quali fossero le intenzioni di quello strano gruppo. Bambù pensò di non stare a girarci troppo attorno e spiegò chiaramente che stavano cercando la roccia di Aucca. Ioannes si consultarono fra loro e decisero che la cosa giusta da fare
sarebbe stata condurre gli stranieri dal re. Il capitolo finisce qui e termina con la domanda che è: il re si mostrerà molto ben disposto nei confronti del gruppetto ed offrirà a tutti la possibilità di riposare per una notte nel suo palazzo. I nostri amici rifiuteranno cordialmente l'offerta o accetteranno l'invito? Avete tempo per rispondere fino a questo giovedì, cioè il 30 aprile alle 19. E di questo capitolo si possono trovare dei riferimenti, alcuni riferimenti, e adesso ve li dico tutti. Qui viene detto chiaramente che il re di Lomur è il padre di Aurora, infatti nella serie animata Aurora è la principessa figlia del re di Lomur. La roccia di Aucca me la sono inventata, delle pietre degli elementi li ha inventati prendendo ispirazione dalla pietra di Okouf e chiamando in modo simile anche gli altri elementi. E bambù desta stupore a un certo punto perché è risaputo che sia particolarmente maldestro, perché infatti nella serie animata e nei fumetti, che in questo momento stanno tra l'altro venendo pubblicati dal sito di Gardaland, è appunto un personaggio molto maldestro. E i suoi amici più di lunga data lo sanno, per questo sono un po' stupiti quando si offre di portarli. E nel, di, por, di portare ad Atlantide. Tanabu nella serie originale è la città dove vivono. Qui l'ho fatto diventare una regione in cui Toy Town, che avevo già nominato nei primi capitoli, è una città, potrebbe, è una città. Cos'altro? Ah, le quattro maschere sono quelle che potete vedere in foto, sono quattro maschere che si trovano a Gardaland, appunto al di sopra della cotoletteria Atlantide, ex bar Atlantide. A un certo punto qui si parla della porta del Regno di Atlantide, che è un'arcata che fa da ingresso per l'area nel parco, e quella con i serpenti marini. Johannes, non sono sicuro che siano esattamente quello che ho detto, ma mi serviva un nome per chiamare questi uomini pesce, e uomini pesce non mi piaceva, quindi ho trovato questo termine su internet e ho deciso di attribuirlo. E sono appunto gli uomini pesce di cui si trovano alcune statue sparse nell'area di Atlantide nel parco. Adesso è davvero tutto, quindi da Lud Pateomarelmaic è tutto. Per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere le notifiche. Vi ricordo che siamo anche su Facebook, su Instagram e su Wattpad. Su Facebook trovate anche la nostra pagina specifica su Gardaland, cioè Gardaland Fun World Dudpad Team. Tornate presto! Ciao!